Sì, da fuoco per amore. È successo stamattina, poco prima delle 10, nell'area verde che si trova all'esterno del cimitero maggiore di Vicenza, sul lato di Via Ragazzi del 99. Molti testimoni del fatto, signore che portano abitualmente a spasso il cane in quella zona e un contadino che stava dissodando il terreno lì accanto. Tutti confermano di aver visto un ragazzo che si cospargeva di benzina urlando "La faccio finita" e che subito dopo si gettava nel fossato che costeggia il campo. Vengono subito chiamati i soccorsi, due mezzi dei vigili del fuoco sommozzatori e un'ambulanza del SUEM 118 che giungono immediatamente sul posto. La ricostruzione dettagliata ce la fornisce uno dei protagonisti, Antonio Biondi, 30 anni, residente a Roma, ma di fatto domiciliato a Vicenza. Ci racconta che stava accompagnando a scuola la giovane avvenente fidanzata, Yankee, 17 anni, di origine indiana, quando sul cellulare di lei è arrivata una telefonata dell'ex fidanzatino, Francesco Carollo, 18 anni, che chiedeva di vederla con urgenza. Luogo per l'appuntamento, proprio quell'angolo alle spalle del cimitero. I tre cominciano a discutere, Francesco non ne vuole sapere della separazione, ma la bella indiana è irremovibile. A quel punto il ragazzo estrae dalla tasca una bottiglia piena di benzina, se la getta addosso e si dà fuoco. Tutto accade in pochi secondi. Antonio Biondi racconta di averlo aiutato a togliersi il giubbetto in fiamme, che subito dopo il 19enne si è gettato nel canale. Il rivale lo segue nell'acqua gelata per aiutarlo, nonostante la melma che rende difficile ogni movimento, i due riescono a trascinarsi sul bordo. La ragazzina è sconvolta. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi. Francesco Carollo viene caricato sull'ambulanza e ricoverato al San Bortolo. Non è in pericolo di vita e ha riportato solo ustioni lievi.